1-1 tra Cagliari e Regina. Appena terminato il match, che si può dire? Partita priva di qualunque tipo di emozione. Vi saluto che mi sono dimenticato. Ciao. Partita veramente priva di emozioni e soprattutto senza una vera voglia di vincere da parte del Cagliari. O almeno questo a me è sembrato, perché se tu arrivi al 90esimo, più o meno negli ultimi minuti, con Di Pardo che ci mette 30 secondi a dare la palla nel fallo laterale, allora significa che non c'hai tutta questa voglia di andare a prenderti 3 punti. Piuttosto ti sei accontentato di un pareggio in casa tua contro la Regina, che è più avanti in classifica. Ma a me non me ne frega niente. La partita qui è stata completamente buttata nel secondo tempo, per quanto mi riguarda, ma anche nel primo, perché nel primo tempo, a parte il gol, non c'è stato nulla, Cioè, occasioni veramente pericolose, a parte il tiro di Millico fuori di quanto, 30 centimetri. Diciamo che non c'è stato un Cagliari stellare, ma in generale Cagliari non è stato per nulla stellare, anzi, forse la Regina ha giocato molto meglio di noi. La Regina ha giocato molto meglio di noi, anzi, perché erano sempre molto più puliti nella manovra, sempre molto più fluidi nel fraseggio, e hanno trovato anche diverse occasioni in cui ci hanno messo in difficoltà. Non ci è servito un Radunovic, diciamo, versione insomma, miracolo, però comunque la Regina ha fatto sicuramente meglio, secondo me. Qualitativamente parlando, ha giocato molto meglio di noi. Noi sì, abbiamo avuto qualche buona occasione nel secondo tempo, forse c'era anche un mezzo rigore sul Rog, però ragazzi, cioè, non ci possiamo attaccare al pareggino con la Regina, cioè il pareggio con la Regina. Secondo me la squadra si è accontentata oggi, si è accontentata ed è una cosa terrificante, è molto preoccupante se tu ti prendi un pareggio del genere e ti accontenti. Perché significa che non c'hai tutta questa voglia di salirci in Serie A. Per il resto, il gol dell'1-0, cioè punizione di Milico, che è l'unica cosa che ha azzeccato in tutta la partita. L'unica cosa buona che ha fatto in tutta la partita Milico è stato il calcio di punizione, la Padula che salta tipo 3 metri, non so come abbia fatto, e la Padula che la insacca. Poi la Padula che tutto sommato si è speso tanto, ha fatto una partita di sacrificio, è stato abbastanza utile per certi versi, però insomma, l'attaccante lo devi valutare anche per il lato realizzativo, e a parte il gol, insomma, non ha avuto particolari occasioni. L'ha avuta Bovumbo, ne ha avuta una, mi sembra anche Capradossi, però insomma, non ci si può accontentare, non ci si può accontentare. Il gol poi della Regina, Makumbu si è addormentato, ragazzi, lì stava dormendo Makumbu. Di brutto anche, siamo comunque di Pardo un po', insomma, si dividono le colpe, ma Kumbu forse colpe maggiori. Poi è entrato Viola al posto di Makumbu, non è che abbia creato chissà che cosa, non è che abbia stravolto il piano, anche lui lento nella manovra, la lentezza, ragazzi, che non fa. L'unico che dava un po' più di velocità, anzi gli unici due che davano un po' più di velocità erano Rog e Nandez in fase di palleggio, però Nandez ha una certa spostata esterna, quindi era un po' complicato andare a servirlo, ma ragazzi, c'era la possibilità. Se facevi girare la palla in una certa maniera un po' più velocemente, forse ci avevi anche più possibilità. Rog poi intorno al 70esimo, 75esimo, si è anche un po', insomma, ha cominciato a sentire un po' di fatica, secondo me, perché non era più lucidissimo. Poi Luvumbo, così e così oggi, non mi è piaciuto moltissimo. Solito il calciatore che sembra provarci sempre, sempre molto pericoloso quando ha il pallone tra i piedi, però diciamo che anche il modo in cui lo cercavamo con questi palloni alti, ragazzi, l'uomo non è che è altissimo, cioè, mi sembra complicato. Non c'è molto da salvare oggi, non c'è granché da salvare se non, insomma, quantomeno un po' di solidità in difesa. Sicuramente meglio rispetto al match contro l'Ascoli, dove abbiamo subito due azioni,
abbiamo preso due gol. Oggi contro la Regina abbiamo preso un po' più di occasioni contro, ma sicuramente la difesa si è comportata un pelino meglio, ecco, questo possiamo dirlo. Abbiamo rischiato, sì, ogni tanto, però la difesa si è comunque comportata discretamente, ma quello che conta è dal centrocampo in su, è dal centrocampo in su. Non tanto nel singolo quanto nel totale, non siamo stati all'altezza. E questo è preoccupante, ragazzi, perché il campionato va avanti, questa è l'undicesima partita, arriva un pareggio adesso, e prossima contro il Sud Tirol di Abolzano, cioè. Bisogna iniziare a vincere, raga, bisogna tornare a vincere, perché se non si vince, non si sale, raga, non si sale, non si sale. Fatemi sapere voi cosa ne pensate chiaramente di questa partita. Io vi saluto. Forza. Cast du sempre. E ciao ciao.